46 anni dopo, il Teramo cerca di fare lo scherzetto in casa dell'Aquila Montevarchi. In quello che la classifica presenta come uno scontro diretto per uscire dalla zona rossa, Mister Guidi si presenta al Mannucci con il rientro nello starting 11 di Daniel Birligea e Domenico Mungo, ma perde nel riscaldamento Soprano, sostituito al centro della difesa da Bellucci. Nella squadra toscana, molte le defezioni, ma l'obiettivo è quello di dimenticare le ultime tre sconfitte consecutive, tornando al gol dopo oltre 280 minuti. Per farlo, Roberto Malotti si affida su tutti al Jolly Barranca e all'ex Ascoli Gallo, arbitra Francesco Deusagno della sezione di Faenza. Pronti, via, è il primo squillo dei locali. Minuto 7, ottimo lavoro di Gambale sulla destra, cross al centro per Barranca, spaccata ad anticipare Tozzo, ma sfera alta. Dopo una rovesciata alle stelle dello stesso numero 13, al 18esimo Carpani scarica dalla media distanza, mancando di non molto la traversa, mentre al 26esimo dall'altra parte Viero approfitta del duello tra Bernardotto e Martinelli, si inserisce ma non trova Birligea pronto a colpire sul secondo palo. Al primo vero lampo della sua partita, il diavolo è letale. Minuto 36, Malotti prende palla sul lato di destra, lo lavora per i compagni al centro, arpiona Mungo in piena area di rigore, che cerca e trova il ritorno del numero 7, freddissimo nel piazzare all'angolino l'1-0 che fa sorridere Guidi e lascia ben sperare i tifosi biancorossi. Terzo gol in campionato per Malotti, ora miglior realizzatore del Teramo. Il pomeriggio si complica improvvisamente, passano meno di 120 secondi, Tozzo rilancia palla nella zona centrale, testa di Dutu a cercare qualcuno in avanti, fa sfilare Iallo per Barranca, che arriva in corsa, vince il duello col diretto marcatore e scarica sul primo palo l'1-1. Secondo gol in campionato per lui e prima rete toscana dopo ben 317 minuti. Per il Teramo è la quinta gara consecutiva con almeno un gol al passivo, dati che iniziano a dare preoccupazione allo staff di Guidi. Nemmeno il tempo di ragionarci su, e al 42esimo il diavolo capitola ancora. Altro pallone giocato da Dutu, che lancia a lungo dalla difesa. C'è Iallo a battagliare in avanti e a vincere il corpo a corpo con Bellucci. L'ex Ascoli poi entra in area e ha vita facile nel realizzare il 2-1 sotto le gambe di Tozzo. Per il numero 21, terzo gol in campionato. Per il Teramo c'è ancora da rivedere la tenuta difensiva, troppo facilmente perforabile e poco concreta. Ci sarebbe anche la chance per il Trieste nel finale. Piacentini scivola lasciando una prateria davanti a Barranca, che a tu per tu con Tozzo si divora il più facile dei gol. Musica che, sponda Teramo, deve assolutamente cambiare nella ripresa, ma dopo appena 30 secondi si rischia l'ennesima marcatura. Iallo lavora per Gambale, che addomestica e conclude. Tozzo salva e fa respirare il diavolo. Il portiere si oppone poi a Iallo su un tiro dal limite. Sembra una di quelle giornate che vorresti dimenticare alla svelta, ma che non terminano mai. Al 52esimo, Barranca di testa sfiora il palo, senza convinzione, sul cross di Intinacelli. Poi ecco la sveglia per il diavolo. Da Mungo a Malotti, il numero 7 invita Bois, che avanza e scarica su Giusti in uscita. Segnali di ripresa. Come quelli che si vedono 5 minuti dopo, quando Mungo lavora palla al limite attendendo a Zosmanovic, il quale prende la mira e cerca il destro a giro sul palo lontano, sfera appena lato. Al 62esimo, altra doccia fredda per gli ospiti. Barranca scappa sull'alto mancino, vede la difesa sbilanciata e tocca al centro. C'è Gambale, tutto solo, che deve solo appoggiare in rete il quarto gol stagionale che vale il 3-1 nella sfida. È notte fonda per Piacentini e compagni, che incassano il 17esimo centro in 12 giornate. La reazione biancorossa non arriva, anzi, c'è il forte rischio del poker toscano. Montevarchi in area con Barranca, Rossetti lo affonda, ammonizione e penalty. Ineccepibile agli occhi del direttore di gara. Dell'esecuzione si incarica lo stesso numero 13, ma Tozzo intuisce l'angolo e disinnesca, lasciando qualche speranza ai suoi. Al 75esimo il Teramo si riaccende. Aci spazza l'area, raccoglie Bellucci che sventaglia dalla tre quarti, monta aperto, appena entrato, scarica al volo, ma la battuta è centrale e Giusti para. Nel finale il portiere si ripete su Bernardotto e il triplice fischio lascia il diavolo in piena zona playout, ancora a quota 11 scavalcato dallo stesso Montevarchi, con la seconda sconfitta consecutiva dopo quella col Cesena. Per uscire dal tunnel serve concretezza e decisione, ed oggi queste componenti il Teramo non le ha mostrate. Mercoledì prima chance di riscatto, in Coppa Italia, in quel derby con il Pescara tanto atteso.
Poi, nel prossimo weekend, c'è la sfida interna con la Fermana, impossibile ora da fallire, e con la speranza di recuperare altre pedine dall'infermeria, via via sempre più vuota.